Forse per la prima volta nella sua gloriosissima storia, l'Inter si è sentita urlare addosso Serie B, Serie B. Non sappiamo se a gente come Müller, Altobelli, Collovati sia venuta la pelle d'oca. Certo i neroazzurri dovranno riflettere su quell'irriguardoso sbeffeggiamento. Perché prima ancora della classifica, un punto in quattro partite, quasi incredibile, della squadra di radice preoccupa l'involuzione del gioco. Male con Müller e Beccalossi in panchina, per certi versi peggio quando sono entrati in campo. E così l'Ascoli, non bellissimo ma concreto, ha ottenuto il massimo spendendo il minimo. Prima mezz'ora senza storia, poi Bagni, liberato da un errore di Mandorlini, sciupa con un diagonale da due passi e scatta l'impietosa regola del gol mancato, gol subito. Novellino è bravissimo a liberarsi sulla sinistra ed a toccare per Mandorlini, il cui tiro, deviato da Ferri, è imprendibile per Zenga. La risposta dell'Inter è tutta in questo tiro di sabato. E poi Giuari scatta bene, ma inciampa sul pallone e l'azione sfuma. Eccoli Müller e Beccalossi, per i quali Radice deve essere arrivato al compromesso tutti e due o nessuno dei due. L'Inter cresce in finezze, ma perde in dinamismo e così anche l'esordiente dall'olio arriva ad impegnare Zenga. Bagni, salvabile assieme a Sabato, prova il diagonale, ma Muraro è pronto. Finale con l'Inter che tenta il tutto per tutto. Ed in questa lunga mischia Bogoni respinge sulla linea, prima il colpo di testa di Collovati, poi la ribattuta di Marini. Anche l'Ascoli ha la sua buona occasione per raddoppiare. Poi a due minuti dal termine, finalmente Altobelli indovina il primo tiro. Muraro dice che sarebbe ingiusto e vola a deviare. E mi torna ancora in mente l'avvocato Prisco. Diceva che la Serie A è il nostro destino.